Ciao, mi sono operato il 17 settembre del 2018 dal dottor Sercanaggi e avevo visto prima il risultato di mio fratello, poi guardando su internet le varie cliniche ho deciso di fare l'intervento da loro anche per la naturalezza dell'hairline. Trapianto fatto 6 mesi fa dal dottor Sercan, contentissimo di averlo fatto, contentissimo dei risultati. Dubbi è normale averne. Sono andato in internet, ho visto ottime recensioni sulla clinica del dottor Sercan, sono partito, eccomi qui, il risultato si vede e sono felicissimo di averlo fatto. Risultato top. Avrete tutto il tempo che vorrete per girare Istanbul e ti assicuro che qualsiasi momento è buono per sentirsi meglio con se stessi, sia a 21 anni come over 40, come nel mio caso, guarda, io addirittura portavo una protesi e questo è il mio risultato dopo 6 mesi. Che dire, le immagini parlano da sé. Il pacchetto comprende il volo, il viaggio, la sistemazione, 4 giorni in albergo. Certamente sì, c'è la possibilità di visitare la città e conoscerla. Nel mio caso l'ho girata prima dell'intervento, ho conosciuto delle persone di Istanbul e mi sono anche innamorato della città, tanto che ci sono tornato altre 2 volte. Secondo me non c'è un'età minima per poter fare il trapianto. Prima si fa e prima si torna a sorridere. Comunque questo è il mio risultato a 6 mesi dal trapianto e sono veramente contento, lo consiglio a tutti. I primi dubbi sul trapianto sono a partire dall'anestesia e devo dire che le cose sono un po' cambiate rispetto a prima, perché da racconti sentiti anche fatti all'amico mio si sentiva molto dolore, invece devo dire che per quanto riguarda il mio trapianto è stato assolutamente indolore e senza nessun problema. Dopodiché bisogna aspettare i 3 mesi per avere i primi risultati della ricrescita. Io mi sono operato 8 mesi fa, esattamente a fine agosto. Sono rimasto positivamente colpito dalla struttura, dal medico, la professionalità e tutto. L'elemento che mi ha sorpreso e non avevo previsto era che per i primi 2-3 mesi c'è una caduta sostanziale dei capelli impiantati, quindi non è questo un bel periodo, però poi ho avuto fiducia, come mi hanno detto, tutto si è risolto, le cose per il momento vanno bene, quindi credeteci. L'assistenza al trapianto è fantastica veramente. Io sono diabetico e ho avuto una ragazza in tutte le 6 ore vicino a me che mi chiedeva come stavo e mi faceva da traduttrice con i chirurghi. Veramente soddisfatto della loro assistenza. Io ho fatto l'operazione circa 6 mesi fa e il pre-intervento c'è sempre l'agenzia di riferimento a cui puoi rivolgerti per fare qualsiasi domanda. Per la fase invece del soggiorno ci sono gli interpreti e per il post-intervento c'è la referente dall'Italia che tramite WhatsApp è contattabile, si può mandare le foto, chiarimenti, tutto perfetto. Possiamo anche permettercela, non lo so, le luci vanno bene secondo te?